vediamo che cosa è successo nel frattempo da quando ci siamo lasciati sul traguardo e sul podio di gara 2, perché ci sono state poi delle decisioni che sono state prese dalla direzione di gara e quindi in particolare per dei contatti che si sono verificati. Due piloti sono stati penalizzati di 25 secondi, quindi in particolare Galbiati per il contatto con Victoria Pankiewicz e Zhou perché ha sorpassato in regime di safety car e quindi per comportamento non consono in pista, e poi Ponzi per comportamento pericoloso in pista è stato invece proprio escluso da questa ultima gara. E poi sono stati arretrati di 5 posizioni in griglia Schlom e Baruch. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda la griglia di partenza. Vediamo inquadrato Robert Schwarzman, che oltre ad essere il pilota che ha conquistato la vittoria in gara 2 nella gara sprint, è anche colui che ieri nel secondo turno di qualifiche ha siglato il miglior tempo e quindi ha spuntato da pole position. Al suo fianco parte Nico Rindlisbacher con la vettura del team Jenser Motorsport, che vediamo inquadrato in questo momento, e poi alle loro spalle Ralf Aaron, vettura numero 99, leader con 6 vittorie di cui 3 doppiette e 52 punti di vantaggio su Zhou, che appunto, come vi dicevo, ha subito una pesante battuta d'arresto nella gara precedente per via della penalizzazione. Eccola la griglia di partenza: Schwarzman e Rindlisbacher, Aaron e Vieira, Siebert e Baitz, Raucci e Beckman, Zhou Yu e Canayet, Sato e Peroni, Bertonelli e Schlomian in settima fila. E poi a seguire abbiamo Müller, Crepon, Ifeyé, Galbiati e Mauron, Madera e Marchina, Malvestiti e Giulia Pankiewicz, Victoria Pankiewicz e Barbaruc, che chiude lo schieramento di partenza. Io vado subito a introdurvi il nostro ospite, Andrea Piccini. Benvenuto Andrea. Buon pomeriggio a tutti. Ricordiamo Andrea Piccini, pilota, ma in questa occasione è istruttore della Scuola Federale ACXI, quindi segui con particolare attenzione la Formula 4. Sì, ormai sono tanti anni che andiamo avanti con questo programma di tutoraggio, prima con la Formula Abarth, adesso con la Formula 4, anzi addirittura prima ancora con la Formula Azzurra, quindi seguiamo i ragazzi, facciamo dei briefing a consuntivo delle gare per analizzare le situazioni pericolose e lavoriamo anche come supporto agli steward, quindi diamo, diciamo, il nostro parere per le decisioni che devono essere prese riguardo ad incidenti, contatti o comportamenti scorretti, che come abbiamo visto sono stati numerosi durante gara 2. Sì, infatti avete avuto molto lavoro da fare durante questo abbiamo momento. Avuto molto lavoro, anche perché ormai con il fatto che tutti hanno la telecamera a bordo, la loro SD card con la ripresa della gara, siamo sempre, diciamo, costretti. È sì uno strumento che aiuta a prendere le decisioni corrette, però devi analizzare i filmati di tutti in un tempo molto rapido per riuscire poi a prendere le decisioni giuste. Purtroppo diversi piloti sono stati disattenti, distratti, non si sono accorti dell'uscita della safety car. Questa è una situazione molto pericolosa perché davanti le macchine rallentano all'improvviso e chi arriva da dietro arriva con molta più velocità. Abbiamo visto anche ieri a Silverstone incidenti pericolosi in Formula Renault, oggi è successa più o meno la stessa cosa perché Victoria Pankiewicz si è ribaltata a seguito di un contatto con Ponzio che non aveva visto l'ingresso della safety car, quindi purtroppo siamo stati, insomma, costretti anche per dare un segnale forte ad escluderlo dall'evento, da questa, certo, gara 3. Deve essere giustamente educativo proprio il fatto, sì, di partecipare. Non è un piacere né dare penalità né squalificarle, anzi essendo più pilota che commissario siamo lì proprio per quello, cerchiamo il più possibile di evitare e più che altro di spiegare ai ragazzi, però a volte bisogna dare anche segnali forti perché alla fine rischiano di farsi male. Certo. Loro lo prendono molto come scherzo, ridono quando vedono gli incidenti, ma non è che c'è molto da ridere, finché li guardiamo nel video è divertente, ma nella realtà è un pochino diverso. Assolutamente sì, tra l'altro la Victoria Pankiewicz era anche già stata protagonista a Imola anche di un'uscita. Sì, forse era la sorella, perché sono, però insomma era un'uscita molto pericolosa e molto simile a questa qua. Sicuramente le due ragazze sono un po' poco esperte, magari non ha guardato gli specchi, ma questo non è in discussione perché c'era safety car e avrebbero dovuto rallentare tutti, certo, e accodarsi, perché tanto in quella situazione non c'è nulla da guadagnare, è solo una situazione di pericolo e le macchine devono procedere lentamente fino al restart della safety car. Ecco perché la safety car entra in pista. Giustamente. Allora, vediamo che intanto si sta completando la procedura di partenza, quindi tra poco vedremo i nostri ragazzi, possiamo chiamarli così perché ricordiamo che hanno un'età compresa fra i 15 e i 18 anni, ormai ci siamo abituati a conoscerli durante questa stagione che ha preso il via dal tracciato di Vallelunga.
e ora appunto sono pronti per l'ultimo sforzo della giornata. Tra l'altro oggi è una giornata particolarmente impegnativa per loro, perché tutte e tre le gare sono concentrate appunto nella giornata di domenica. Tra l'altro è stato anche un bene così, direi, visto il tempo di ieri, perché qui ieri ad Adria nel pomeriggio ha piovuto e tra l'altro la pioggia ha impedito anche di riprendere il secondo turno di qualifica, che era stato fermato con bandiera rossa. Sì, i tempi sono stati, diciamo, è un po' strana la griglia rispetto a quelle che sono state le prestazioni nelle altre qualifiche, proprio perché dopo i primi due giri è iniziato a piovere, quindi chi è riuscito subito a fare un buon tempo e poi è partito davanti. Tra l'altro Ricky Sparker, che parte secondo, è anche stato protagonista di un contatto, quindi poi è stato fortunato che ha cominciato a piovere, perché altrimenti avrebbero migliorato i tempi e sarebbe partito in fondo. Quindi vediamo se riesce a mantenere la posizione, mentre invece Schwarzman, Aaron, Vieira sono sempre stati protagonisti nelle altre gare, mentre Sieber, Baiz erano un pochino più lenti. Quindi è uno schieramento un pochino strano, vedremo un po' come si svolgerà la gara. Speriamo che non ci siano problemi come ci sono stati in gara 2, che ci si possa divertire vedendo una bella gara. Assolutamente sì, e tra l'altro Brindisi Becker è stato protagonista del contatto con Bertonelli, che invece quindi non ha potuto dare il meglio di sé perché appunto era nelle prime fasi, quindi gara esatto. un po' opaca per lui in questa occasione, ma diciamo anche non per colpa sua, insomma è successa una serie di cose un po' negative, mentre lo avevamo visto in ottima forma al Mugello, dove ma era stato molto veloce anche dagli ultimi test che si sono svolti a Imola, quindi ci aspettavamo che fosse competitivo qua, ma un po' di sfortuna, un po' la pista è estremamente diversa rispetto al Mugello. Già. Veniamo da una delle piste più veloci del campionato, dove c'è tanto carico aerodinamico, curvoni veramente impegnativi, a quella che è una delle piste più lente e più tecniche. La curva più veloce si fa di quarta marcia, si superano di poco i 200 all'ora sul rettilineo principale, quindi è proprio l'opposto, pista molto corta, molto tortuosa, dove conta più la tecnica che non diciamo il coraggio sulle parti più veloci. È tutto un accelerare e un frenare, mi sembra, soprattutto no? soprattutto un frenare qui ad Adria. Quindi vediamo che cosa succederà quindi in questo terzo appuntamento della giornata. Ricordiamo che tra l'altro con la gara di questo pomeriggio il campionato ha conosciuto il suo quinto diverso vincitore, perché fino a questo momento avevano vinto soltanto Aaron, Zu, Beckman e Siebert, e ora invece Schwarzman, che vedete appunto inquadrato, anche lui può fregiarsi dell'onore di essere salito sul gradino più alto del podio. Allora siamo pronti, il semaforo sta per scattare e saranno 28 minuti più un giro da affrontare per i protagonisti del campionato italiano di Formula 4. Non ci stancheremo mai di ripetere, ovviamente è un campionato italiano con un prodotto completamente italiano, ma sono prevalenti i piloti di nazionalità straniera, provengono da tantissimi paesi, a conferma di quanto sia efficace la formula di questa serie, molto gettonata appunto dai piloti provenienti addirittura dall'Australia, pensate, quindi c'è Peroni, che ha un cognome italiano ma che invece proviene addirittura dall'Australia. Allora, occhi puntati sulla pole position, vettura numero 4, quella di Schwarzman, ma anche su Rindlisbecker, ma come vedete si parte, non ci sono problemi, il semaforo si accende e poi si spegne, quindi siamo pronti per vedere che cosa succederà in questo terzo appuntamento con l'ottimo start da parte di Schwarzman. E vediamo, c'è subito già Galbiati che va un po' largo. Chicco Galbiati, uno dei pochi piloti italiani, ricordiamo anche che da questa gara non c'è Desideri, che passerà prossimamente alle ruote coperte, era stato un buon protagonista comunque della prima parte della stagione. Vediamo. Siebert è arrivato lungo, è stato passato da Aaron e anche da Vieira, che ha toccato Aaron. Vediamo se Vieira riesce questa volta a concretizzare qualcosa, perché lui è un pilota molto veloce, ma spesso invece riesce a raccogliere meno di quello che potenzialmente potrebbe. Aaron è comunque davanti a lui e poi dietro due vetture del team Jenser con Schwarzman, che cerca di allungare. Sì, ha subito il largo, gli altri si sono disturbati un po' a vicenda. Frenate un po' a ruote fumanti, perché i freni sono ancora freddi. Beh, la pista è molto stretta, c'è poco spazio in alcune curve, le gomme sono ancora fredde, quindi è facile bloccare in queste fasi. L'abbiamo visto stamattina, tra l'altro, quando la pista era molto fredda, ci sono stati subito dei contatti dovuti a questo. Poi vediamo il contatto. È molto ottimistica la manovra di Vieira, che è fortunatissimo perché segna la bandella sinistra dell'alettone, ma non ha rovinato l'alettone, quindi
e fortunatamente riesce a procedere nessun problema anche per Aaron. Vediamo se Aaron vorrà tentare di salire sul gradino più alto del podio, e c'è invece Beckman, addirittura che c'entra in piano Baiz. E Baiz, che era stato protagonista soprattutto di gara 2, mentre vediamo Canayet intanto, vettura numero 77, che cerca di farsi largo ma viene sorpassato da Zhu. Ha bisogno di raccogliere quanti più punti possibile, era in decima posizione nel primo passaggio, ricordiamo il diretto rivale in campionato con Aaron, che si è avvantaggiato ulteriormente dopo gara 2. Schwarzman intanto ha un vantaggio di 1 secondo e 7 proprio su Ralf Aaron, pilota di nazionalità estone, che ha siglato 3 doppiette e quindi conduce con 52 punti di vantaggio proprio sul pilota di nazionalità cinese Zhu, suo compagno di squadra tra l'altro nel Prema Power Team. Vediamo intanto che alle loro spalle la situazione è davvero incandescente, la lotta per dalla quarta posizione in poi con Raucci che tenta di ben figurare, e ora vediamo anche la vettura di Beckman che si porta avanti. Beckman, ho l'impressione che verrà penalizzato per il contatto che c'è stato alla curva precedente. Questo meglio di te non ce lo può dire nessuno, perché sono i commissari che decidono, però era abbastanza chiaro, ha staccato troppo in ritardo e ha centrato in pieno la macchina di Baiz, che era abbastanza incolpevole questa volta, e quindi una penalità che potrebbe tradursi o in un drive thru o... Infatti vediamo che sono stati messi sotto investigazione in questo momento 5 e 14, ma è... quindi Beckman e Baiz appunto, e quindi potrebbe, sì, i commissari cercare... mettono sempre entrambi i piloti sotto investigazione, certo. Vediamo il contatto. Baiz ha chiuso un po' la porta, però Beckman è stato molto ottimista. Vediamo cosa decideranno gli steward. E intanto per quanto riguarda Bertonelli, vediamo che è in 13ª posizione, quindi cerca di risalire. Era partito comunque in 7ª fila, quindi difficile recuperare posizioni, ma intanto andiamo anche a misurare i nuovi distacchi cronometrici con Schwarzman, che ha un vantaggio di 1 secondo e 6 su Aaron e di 2 secondi e 8 su Vieira, quindi che in questo momento occupa la terza posizione. Poi Raucci con Zhu Yu che è immediatamente alle sue spalle. Vediamo la regia ora cosa ci mostra. Invece abbiamo una testa coda, sembra Baiz che nel tentativo di recuperare si è girato. Sì, sì, vettura numero alla quadra 2. Vettura numero 14, quindi è il team manager della vettura numero 5, viene chiamato immediately in race control, quindi immediatamente in direzione gara per promette bene. No, per quindi eventuali penalizzazioni staremo a vedere, vi terremo chiaramente aggiornati, mentre le inquadrature ora ci mostrano anche quello che succede alle spalle delle vetture di testa. Gara chiaramente abbastanza lunga, quindi 28 minuti più un giro, sono già andati via i primi 5 minuti. Schwarzman cerca di allungare, ma Aaron sta girando molto velocemente, quindi sì, leggermente più veloce, gli ha recuperato. Adesso c'è sempre un decimo di vantaggio, quindi Schwarzman sta girando forte, ma Aaron si avvicina un decimo alla volta. E alle loro spalle anche un Vieira che vuole sicuramente concretizzare qualche risultato che fino adesso è mancato, anche forse un po' per l'irruenza che alle volte lo ha tradito. E poi vediamo che c'è un gap di un paio di secondi prima di trovare Raucci e Zhu, che è rimasto un po' imbottigliato, ma del resto è partito davvero bene, perché ricordiamo che Zhu partiva dalla 5ª fila. Sì, sta spingendo, anche i tempi sono buoni, è solo a 2 decimi dal miglior tempo fatto segnare da Aaron. Eccolo. E vediamo che infatti attacca Raucci e riesce a passare senza problemi, quindi avanti una posizione per Zhu. Ricordiamo che è stato autore di una straordinaria, incredibile tripletta addirittura a Monza, e fino adesso è l'unico pilota che sia riuscito a fare tripletta, perché notavo invece che tutte le volte che Aaron ha vinto gara 1, poi ha vinto anche gara 3, ma non è riuscito a fare altrettanto in gara 2, proprio perché la griglia è infrenzita. Guarda, ne parlavamo prima, quando è davanti Aaron è estremamente veloce, costante, non fa errori, è molto pulito nella guida. Quando si trova a partire dietro
non è molto decisa nei sorpassi, e gli manca un po' di cattiveria, mentre Zou si è dimostrato sempre più rapido e più deciso, quindi anche in gara 2 dove c'è la griglia invertita è sempre riuscito a recuperare molto di più. Tra l'altro Monza è sicuramente la pista nella quale è più facile sorpassare, quindi è stato avvantaggiato, avendo un buon ritmo, con facilità è risalito nelle posizioni sfruttando la scia, che a Monza è fondamentale. E quindi ha questo primato di essere l'unico finora ad aver siglato una tripletta. Vediamo Malvestiti intanto, vettura numero 28. Lotta fra italiani, Galbiati e Malvestiti. Malvestiti che debutta in questa occasione qui sul tracciato appunto di Adria, e vediamo che in questo momento cerca di prevalere su Galbiati, che però chiude la porta, intanto ne cerca di approfittare una vettura del nostro amico cinese, ma non mi ricordo il nome, fa parte sempre del team RB ed è appunto i Fei. Alle loro spalle ci sono le gemelle Vittoria e Giulia Pankiewicz, mentre poi c'è Müller Crepon in 23esima posizione, poi Baez che comunque, nonostante i contatti e nonostante il fatto che si sia girato, è ancora in gara e quindi sta cercando comunque anche di macinare chilometri, perché comunque anche questo è importante. Per il primo giro Schwarzman è riuscito a riallungare qualcosa su Aaron e Zou ha appena fatto il giro veloce della gara, quindi a 2 secondi da Vieira, però potrebbe anche recuperare per riuscire ad avvicinarsi al podio. Attenzione quindi, perché effettivamente la gara ancora lunga consente ancora dei recuperi. Schwarzman reduce dalla sua prima vittoria stagionale, ma è proprio la sua prima vittoria in Formula 4, perché prima aveva girato soltanto e corso soltanto in kart, quindi per diciamo è reduce dal suo primo risultato veramente eclatante, e quindi sta cercando una doppietta che potrebbe concretizzare, visto che ha questo vantaggio di 1 secondo e 2, però alle sue spalle ha un pilota che fino a questo momento è stato in grado di cogliere per ben 6 volte la vittoria, che conduce quindi la classifica di campionato. Vieira è lì che in questo momento non è infastidito per il momento ancora da Zou, che però appunto sta gradualmente risalendo a mezzo secondo più veloce. In questo modo in 4-5 giri l'avrà raggiunto. Schwarzman e Aaron più o meno sono molto vicini, balla mezzo decimo. Schwarzman è molto veloce nell'ultimo settore, ma l'avevamo già visto durante le prove, le macchine di Mucche sembrano essere veramente competitive su questa pista. Vediamo quindi che cosa riuscirà a fare il pilota di nazionalità russa, che però ormai è naturalizzato italiano, ricordiamo vive a Portoverde, infatti ci parlava ieri dopo le qualifiche della gara di Misano, che lui vivrà come una gara di casa, essendo chiaramente il tracciato che gli è più vicino, anche se ci ha detto che gli piace molto anche Imola, quindi evidentemente conta di fare bene anche negli ultimi 2 round che rimangono di qui alla fine della stagione. Anzi, io approfitto per dare l'appuntamento ai nostri amici che ci seguono da casa, ricordandogli che il prossimo appuntamento sarà sul tracciato di Imola il 19 e 20 settembre, e poi si concluderà a Misano il 3 e 4 di ottobre. E ricordo anche che è possibile entrare in pista, cioè entrare in circuito in modo completamente gratuito, perché gli ACI Racing Weekend appunto sono ad ingresso libero, e quindi l'invito è a venire numerosi per seguire dalle tribune i protagonisti non solo della Formula 4 ma anche di tante altre serie interessanti, anche a ruote coperte. C'è anche l'Italiano GT, ci sono i prototipi, c'è il campionato italiano turismo endurance, c'è la Formula 2, insomma dipende ovviamente da quale weekend si sceglie, ma il piatto è sempre estremamente ricco, e soprattutto per quanto riguarda la Formula 4 c'è la probabilità che poi qualcuno di questi piloti un domani lo si ritrovi anche in Formula 1, e quindi è sicuramente una gran soddisfazione poter dire: ma io l'ho conosciuto quando era ancora alle prime esperienze in pista. Quindi sicuramente una soddisfazione da non perdere, quindi l'invito è a venire numerose, anche perché le 2 piste che ospiteranno i prossimi 2 round sono estremamente, anche quelle estremamente belle, quindi sicuramente offriranno grande spettacolo. Allora, come ci aveva anticipato il nostro Andrea Piccini, la vettura numero 5 quindi è stata penalizzata
per il contatto con la vettura numero 14 e quindi si tratta di Beckman nei confronti di Baez. Quindi la penalizzazione, purtroppo era abbastanza chiaro il contatto, è la curva in cui sono successi più incidenti, perché si frena un po' in diagonale e anche chi è all'esterno fa fatica a lasciare spazio alla macchina che cerca di passare, e abbiamo avuto in tutte e tre le gare delle situazioni pericolose in quella curva, e anche in qualifica il contatto fra Rindlisbacher e Bertonelli è stato proprio in quella curva lì. E quindi 10 secondi di penalizzazione per Beckman, che è stato il vincitore di gara 1 di questa mattina, mentre intanto vediamo Ganayet che si porta davanti a Siebert, quindi avanti una posizione per lui, è in settima piazza adesso, alle sue spalle appunto Siebert con la vettura numero 7. Poi vediamo anche, sì, c'è una bella lotta. Stavo notando intanto che Baruch è vero che è solo 14esimo, però ha fatto una bella rimonta, perché partiva in ultima posizione dopo le penalità della gara precedente, quindi da 23esimo o 24esimo è risalito già 10 posizioni. Non è così facile passare qui Adria, e vediamo che adesso ha raggiunto Bertonelli e sembrano andare a riprendere il gruppo davanti, che vediamo è in lotta e stanno perdendo un po' di tempo. Assolutamente sì, è vero, un'ottima rimonta da parte di Barbaruc, e poi giustamente voi guardate proprio da istruttori anche queste situazioni, proprio perché magari non portano grandi punti in ottica campionato, però fanno vedere anche il talento e il carattere dei piloti. Esce intanto dalla scia Siebert, ma non riesce a trovare il sorpasso nei confronti di Ganayet. Ganayet che in questo momento viaggia soltanto in 16esima posizione in classifica di campionato, ed è riuscito a passare. Siebert è ripassato su Ganayet, ha avuto diverse battute a vuoto, però abbiamo visto in più occasioni un pilota assolutamente combattivo. Passa Siebert, ma passa anche Rindlisbacher. Vediamo, Ganayet non ci sta, tenta il sorpasso, il recupero della posizione, ma deve accodarsi alle due vetture del team Jensen. Alle sue spalle c'è Marino Sato, pilota di nazionalità giapponese, e poi a seguire Schlom, e poi ancora Peroni e Bertonelli, mentre davanti il vantaggio di Schwarzman, vediamo, ora transitano di nuovo sul rettilineo del traguardo, è di 1,4 secondi, quindi ha guadagnato 2 decimini Schwarzman su Aaron, situazione di testa che rimane è abbastanza stabile. Non sembra, il giro precedente ha fatto il giro più veloce, ma adesso Schwarzman ha rifatto praticamente lo stesso tempo. Le macchine più veloci comunque sono Schwarzman, Aaron, e poi dietro abbiamo Zhou e Beckman, che nonostante la penalità sta continuando a spingere e gira sui tempi dei primi. D'altronde ha vinto gara 1, quindi ha fatto la pole per gara 1, aveva dimostrato forse di essere il più veloce anche durante le libere. Poi un po' la situazione caotica della seconda qualifica con la pioggia che è arrivata, l'inversione della griglia in gara 2 non gli hanno permesso di stare lì davanti con gli altri. Assolutamente, quindi una serie di eventi che non sono stati positivi per lui, però la velocità decisamente. Sì, per lui è importante comunque, anche se ha 4 secondi dalle vetture davanti, spingere al massimo, perché avendo 10 secondi di penalità, maggiore il gap che riesce a raggiungere prima della fine della gara e meno posizioni perderà una volta che sommeranno i 10 secondi al suo tempo finale. Vediamo, intanto mancano ancora 13 minuti, quindi più un giro, quindi gara ancora lunga sia per chi è in testa, sia per chi può inseguire, mentre Schwarzman si continua a martellare con giri veloci, 1:15:02, ha trovato davvero un ottimo feeling. Sì, con sì, ma ho detto le vetture di Mucke si sono dimostrate veloci. Venerdì c'è stata una giornata di test collettivi, hanno girato tantissimo, hanno fatto 3 ore al mattino e 3 ore al pomeriggio, e le macchine di Mucke sono state quasi da subito davanti, hanno dimostrato di avere un'ottima trazione fuori dalle curve lente, e quindi in questa pista qua sicuramente hanno un leggero vantaggio tecnico rispetto agli altri. Ha vinto gara 1 Beckman, gara 2 Schwarzman, e adesso Beckman sta girando molto forte e Schwarzman è di nuovo in testa, quindi dimostrano di essere le vetture da battere su questa pista. Intanto vediamo che Zhou si sta avvicinando a Vieira, vediamo se riuscirà a tentare il sorpasso. Chiaramente ha bisogno di punti Zhou, anche perché dopo la penalizzazione di gara 2 chiaramente gli è stato tolto quel risultato che aveva fatto, si era piazzato, in realtà lui non era arrivato davanti, però comunque
subito una penalizzione, così quindi è arrivato 0 punti. Sicuramente molto più indietro. Sì. Mentre aveva ha ottenuto la seconda posizione in gara 1, però avendo diversi punti da recuperare nei confronti del leader della classifica di campionato, il suo compagno di squadra, tra l'altro Ralf Aaron, avrebbe bisogno teoricamente di arrivargli sempre davanti, cosa che però direi che è abbastanza difficile. Beh, Aaron ha un vantaggio che gli permette di stare tranquillo. Quando hai 50 punti di vantaggio sui tuoi inseguitori, hai un quarto dei punti in più, ti puoi permettere di prendere meno rischi, e di solito sono sempre gli altri che devono spingere per fare quel qualcosa in più, e alla fine rischiano di fare errori. Lui se ne sta tranquillo secondo dov'è, continua a prendere punti così fino alla fine della stagione e il gioco è fatto. Il gioco è fatto, è vero. Ricordiamo che siamo arrivati qui con 213 punti ancora da assegnare, ora nelle prime due gare ne sono stati assegnati 67, ne rimangono 146 per gli amanti delle statistiche, ma appunto 52 i punti che separano Ralf Aaron da Zu, e ancora chiaramente maggiore è il distacco nei confronti di Beckman, perché 226 sono i punti di Aaron e 137 i punti di Beckman, quindi sono ben 89 punti di distacco. E poi la quarta posizione di Schwarzman, che ha 104 punti, quindi ne ha 122 addirittura in meno di Ralf Aaron. Ma diciamo che Schwarzman ha cominciato ad emergere più concretamente in questa seconda parte della stagione, mentre nella prima parte la sua guida un po' irruenta qualche volta lo ha penalizzato. Ha fatto un po' di errori nella prima parte del campionato, adesso però sembra proprio che Aaron abbia mollato. Schwarzman sta continuando a martellare, Aaron ha visto che non ce la fa ad avvicinarsi. Intanto vediamo Baruch e Peroni che lottano. E Baruch, come dicevi Andrea, sta facendo un'ottima gara, perché ha superato Bertonelli, ha superato Mauron, adesso ha superato Peroni, si trova in 12ª posizione ed è lanciato alla rimonta su Sato e Schlom davanti, che vediamo sono in lotta, quindi potrebbe raggiungerli nelle prossime curve. Barbaruch, ricordiamo, pilota di nazionalità israeliana, corre con il team di Vincenzo Sospiri. Molto simpatico, è arrivato l'anno scorso in Italia con zero esperienza, era sempre ultimo quando è partito il campionato l'anno scorso, poi piano piano, un po' alla volta, anche cambiando squadra e appoggiandosi a un team d'esperienza come quello di Vincenzo Sospiri, che è non solo un bravissimo team manager ma segue anche i ragazzi da sempre, quindi sa come insegnargli, come farli crescere, è migliorato tantissimo. Non è nelle posizioni di testa veramente, però adesso se la gioca sempre per entrare nei primi 10, a volte anche nei primi 5. Ed è effettivamente partito 24esimo ad essere 12esimo in una gara che comunque non è lunghissima, vuol dire che davvero... No, poi Adria non è una pista nella quale è così facile passare, perché è abbastanza stretta, i rettilinei non sono lunghi, quindi bisogna saperci fare. Vediamo che ha comunque un buon ritmo, perché gira mezzo secondo più veloce delle vetture che sono davanti a lui, nonostante sia nel traffico, quindi... E poi ricordiamo che con la penalizzazione di Beckman, in realtà, quindi è ancora avanti di una posizione, poi perché arriverà 11esimo Baruch. Sicuramente Beckman adesso è a 13 secondi, quindi ne avrà 23 se così dovessero rimanere le cose. Baruch è a 25, quindi Beckman dovrebbe piazzarsi intorno alla 13esima posizione, ma chiaramente andremo a fare bene i conti alla fine della gara, mentre le inquadrature sono per Robert Schwarzman, che continua a girare 15-3, 15-2 costantemente. Ormai Aaron abbiamo visto comunque Aaron andare in crisi anche nelle altre gare, un po' col posteriore e negli ultimi giri essere un po' in difficoltà, quindi intanto vediamo che Beckman ha appena segnato il giro più veloce della gara, sembra averti sentito e voler guadagnare quei secondi che gli permetteranno di stare davanti quasi a tutte le macchine che lo seguono, perché adesso ha 7 secondi di vantaggio su Siebert, che è settimo, e gira a 7 decimi più veloce. Da qui alla fine, se continua così, riuscirà a mantenere la sua posizione nonostante la penalità. Vediamo quindi che cosa riuscirà a fare David Beckman, che è salito sul gradino più alto del podio questa mattina. Tra l'altro è stata la sua prima vittoria in una gara lunga, tra virgolette, perché fino adesso aveva vinto invece ma nella gara sprint della griglia invertita, e quindi questa volta invece è stato capace di concretizzare un risultato estremamente positivo anche sulla una durata più lunga. Inquadrature per Viera, che sembra riuscire a mantenere per il momento la terza posizione, ma alle sue spalle ha un cliente
molto scomodo, che è appunto il pilota di nazionalità cinese Zhu, che ha intenzione di non lasciar sfuggire in campionato il suo compagno di squadra Ralf Aaron. È in questo momento tra i due, appunto, cioè vi era in mezzo, e quindi chissà se riuscirà a trovare lo spunto per sorpassarlo. Entrambi stanno girando con un passo molto simile, 1:15:06 per sia per Vieira che per Zhu. Gli unici due ancora velocissimi sono Schwarzman e Beckman, che girano 15:02, sono mezzo secondo più veloci di tutti gli altri. Davvero? E su una pista corta così è una bella differenza. Tra l'altro Schwarzman ha portato il suo vantaggio a 3:01 su Aaron, quindi sembra davvero lanciatissimo verso la sua seconda vittoria in questo weekend di Adria. Robert Schwarzman, ricordiamo che ha 15 anni compiuti da poco, appunto lo scorso anno ha potuto partecipare soltanto all'ultima gara della stagione del campionato italiano di Formula 4, perché prima non aveva l'età minima per potervi partecipare. Sì, faceva anche fatica ad arrivare ai pedali, tutto sommato, perché è veramente piccolino. Quest'anno è cresciuto abbastanza, ma l'anno scorso faceva impressione vederlo salire dentro una macchina. Eh sì, ha 15 anni, ma ne dimostra molti meno, vero? Tra l'altro lo ricordiamo correre in Italia fin dalla classe 50 mini del kart, quindi è veramente ormai. Sì, ma infatti parla italiano molto bene. Ormai è davvero tanto tempo che ha scelto l'Italia per poter coltivare nel migliore dei modi questo suo talento per i motori, e vediamo che è molto determinato e concentrato. In quadrature ora per Guzman, con la vettura numero 11 che ha Bertonelli davanti a sé. Questa è la lotta per la quindicesima posizione. Sì, Bertonelli è riuscito a... Sembra averne un po' di più Guzman. Sì. Vediamo se riuscirà a... Ma intanto Beckman ha praticamente raggiunto Raucci in quinta posizione. Non gli conviene rischiare il sorpasso, nel senso che poi avrai 10 secondi di penalità, quindi però ha bisogno di spingere per aumentare il gap sulle vetture dietro in maniera tale da non perdere la posizione quando poi verranno aggiunti 10 secondi. Al momento ha 8:02 di vantaggio sulla vettura che lo segue, e quindi gli mancano ancora 1:08 per avere garantita la sua sesta posizione. Vediamo intanto le staccate davvero a ruote fumanti, qui si inchioda proprio. Si fa fatica quando la gomma comincia a essere usurata. Intanto Beckman non sembra essere d'accordo con quello che ho detto io, infatti va a passare con decisione Raucci, ne ha molto di più. Beh, in questo modo è sicuro di poter spingere per guadagnare quello che gli serve. Sì, quindi Beckman, nonostante la penalizzazione, davanti penso che Zhou ha passato Vieira per il podio. Vediamo, intanto non riesce a replicare, sì. Raucci, quindi si deve accodare in quinta posizione alle spalle di Zhou, e invece davanti la situazione per quanto riguarda appunto la... cioè si deve, dunque, andiamo a ricapitolare la situazione. Qui abbiamo intanto la regia ci offre il sorpasso. No, questo è Sato che sceglie una traiettoria molto alternativa. E quindi... E Baruch ne approfitta, Shlom e Baruch ne approfittano per passare. Quindi per fortuna riesce a tenere la macchina, a riportare la macchina in pista. E vediamo intanto il nuovo transito sul traguardo con Schwarzman, che è leader con 3:07 su Aaron, e Zhou che ha passato Vieira, infatti, come avevi notato Andrea, mentre appunto Beckman è riuscito a portarsi davanti a Raucci. Quindi si sono invertite le posizioni tra Zhou e Vieira, tra Beckman e Raucci, con ora quindi Beckman che anche con 10 secondi di penalizzazione, in realtà lui è quinto in questo momento, ma con 10 secondi di penalizzazione andrebbe in nona piazza davanti a Canayette. Ma chiaramente ancora 2 minuti di tempo regolamentare e poi ancora un giro prima di andare a determinare la bandiera a scacchi. Schwarzman intanto marcia trionfale
per Schwartzman, che ha 3 secondi e 7 di vantaggio su Ralf Aaron. Chiaramente Aaron è imprendibile ormai per Zhou, che evidentemente ha perso troppo tempo nel tentativo di sorpassare Vieira, che gli ha fatto un po' da tappo, e quindi ora il distacco è di 7 secondi, per cui Aaron è tranquillamente in seconda posizione. 1 minuto e mezzo, quindi sicuramente ancora ci sono, dovrebbero esserci 3 giri, quindi, perché il tempo regolamentare scadrà non in questo ma nel prossimo giro, prima della bandiera a scacchi. Quindi penso che Beckman ha passato anche Vieira, che sembra in difficoltà, quindi ha girato 1:18:09, sembra avere problemi, non l'abbiamo visto sullo schermo, vediamo un attimo se lo inquadrano, se riusciamo a capire. Non ci scordiamo che nel primo giro si è toccato in maniera abbastanza decisa con Aaron, non vorrei che magari potrebbe avesse rovinato una gomma o una sospensione, con l'andare avanti della gara siano venuti fuori dei problemi sulla sua vettura. Effettivamente sì, c'è questa possibilità, perché ha alzato il suo ritmo, quindi ha perso ancora una posizione e continua, sta girando 2 secondi più lenti nel primo settore, quindi ha un problema abbastanza importante. Peccato. Peccato per Vieira, che riesce davvero a concretizzare meno di quello che sembra essere il suo potenziale, per un motivo o per un altro. Inquadrature per il leader della classifica di campionato, Aaron, oggi con la sua 3ª posizione, l'abbiamo visto sul podio, un po' amareggiato sicuramente, ormai era abituato a vincere, ma saggiamente si sta accontentando ora di una 2ª posizione senza rischiare. Intanto vediamo che tagliano di nuovo diciamo il traguardo del quello che è il penultimo giro, perché il tempo regolamentare sta per scadere, quindi verrà completato questo giro e poi ce ne sarà ancora un altro prima della bandiera a scacchi. Ecco, scade ora il tempo. Schwartzman ha un vantaggio di 3 secondi e 9 su Aaron, e questo è Vieira, che mi sa che sì, ha problemi, vediamo se riuscirà a portare a termine la gara. In questo momento è stato passato anche da Raucci, mentre le inquadrature tornano su Schwartzman con ormai un vantaggio che lo rende abbastanza sicuro, però lui continua a girare con un ottimo passo, anche perché Aaron sta girando anche lui con Beh, poi quando si è davanti in questo modo la cosa peggiore è mollare, perché un attimo perdere la concentrazione. Finché mantieni il ritmo e continui a spingere riesci ad essere concentrato, e una frazione di secondo rilassarsi un attimo, perdere la concentrazione e fare un errore, quindi penso che stia cercando di mantenere il passo fino alla fine. Ora vedremo il cartello dell'ultimo giro, e quindi ultimi metri poi per Schwartzman. Esatto. Ecco, inizia ora l'ultimo giro e quindi manca davvero poco per Schwartzman per poter festeggiare la sua 2ª vittoria, addirittura quindi in una giornata, una gara sprint e una gara più lunga, favorito comunque da una pole position che, come ricordavi Andrea, ieri è stata conquistata un po' fortuitamente, perché appunto il turno di qualifica è stato interrotto con bandiera rossa per il contatto fra Ridley Specker e Bertonelli, e poi c'è stata la pioggia e quindi erano stati effettuati soltanto 3 giri, credo, sì. Buoni. Però oggi ha dimostrato di meritarla tutta, ma l'aveva già dimostrato nelle libere, dove lui e il compagno di squadra Beckman si erano sempre giocati le prime posizioni. Quindi Mucche, dopo tante gare di dominio prema, Mucche ha dimostrato che in questa pista le loro macchine erano un po' più competitive. Davvero un campionato che sta offrendo tanti spunti interessanti, con diversi piloti in grado di salire sul gradino più alto del podio, e poi colpi di scena, rimonte, insomma questo campionato italiano di Formula 4 ci piace davvero, perché è veramente spettacolare e soprattutto poi ha dei piloti protagonisti giovanissimi. Ecco la bandiera a scacchi per Schwartzman, che conquista la vittoria, la 2ª vittoria in carriera, è venuta subito dopo la prima nella stessa giornata qui sul tracciato di Adria, e la 2ª posizione di Aaron, la 3ª di Zhou. Poi si piazza in 4ª posizione Beckman davanti a Raucci. Vieira, vediamo che è scivolato via invece, ha perso proprio tante posizioni, vediamo come transiterà. Speriamo riesca a chiudere Siebert e Ridley Specker e due compagni. Vieira ha perso veramente nell'ultimo giro, è crollato, sembra avere problemi di motore perché la macchina è molto lenta in rettilineo, vedete. Addirittura in 12ª posizione, quindi con un ritardo di 37 secondi e 6, peccato. E poi peccato davvero.
e poi Mauron è stato, quindi riepilogando Schwarzman. Baruch è entrato nei 10, da 24esimo è risalito fino alla 10ª posizione. Anche Slom ha fatto un'ottima gara, dopo due penalità di seguito per incidenti e contatti nelle prime due gare, sono contento che hanno fatto una bella gara e sono stati tutti corretti. Molto bella davvero, e intanto ecco il giro d'onore per Schwarzman che può veramente festeggiare, perché se... Pole position, due vittorie, weekend quasi perfetto. Davvero, soprattutto ha trovato una strada vincente che fino a questo momento non aveva invece trovato, e quindi sicuramente una svolta direi, no, in carriera. Robert Schwarzman davanti a Ralph Aaron, poi Guan Zuyu. David Beckman che però sarà penalizzato di 10 secondi, poi Raucci, Siebert, Rindisbecker, Canayet, Schlom e Baruch, quindi penalizzato 10 secondi, perde una 13 sola posizione. E 23, ne perde sì solo una posizione. È riuscito Beckman nel suo intento, spingendo e facendo giri veloci su giri veloci, ha perso pochissimo alla fine. Viera, dicevamo, 12esimo alle spalle di Peroni, poi Mauron, Sato, Marchina, Baez, Bertonelli, il nostro Diego Bertonelli soltanto 17esimo davanti al connazionale Chicco Galbiati, e poi abbiamo visto Ifeye, e poi ora vediamo anche le gemelline Panchiewicz, un campionato nel campionato con Giulia che questa volta precede Vittoria Panchiewicz. Ecco i festeggiamenti per Schwarzman, la seconda vittoria. Beh, penso che siano tutti contenti. Schwarzman ha vinto, Aaron si è fermato in campionato, Zu ha fatto una bella rimonta, quindi penso che salgano tutti e tre sul podio con il sorriso sul labbro. Anche perché Zu, ricordiamo, partiva dalla quinta fila, quindi non ha posizione per lui. Ecco, vediamo infatti, come vi anticipavamo, Schwarzman che dimostra meno dei suoi 15 anni compiuti lo scorso ottobre, giù di lì, perché ha potuto partecipare poi all'ultima gara della stagione dell'anno scorso, quindi diciamo che ha quasi 16 anni ormai. Sì, lo vediamo un po' faticato, un po' arrossato, ma d'altronde, come dicevi all'inizio, tre gare nello stesso giorno. Adri alla fine è una pista abbastanza fisica, poco tempo per riposarsi, tante curve, e sono partiti stamattina presto con la prima gara, e alla fine hanno fatto un'ora e mezzo di gara, che voglio dire è comunque stancante. Eccoci con gli highlights, con l'ottima partenza di Schwarzman, la cui superiorità non è mai stata messa in discussione, in realtà la sua leadership vediamo che è stata indisturbata per tutta la gara. Alle sue spalle inizialmente si è piazzato Aaron, e qui vedete ha avuto quel contatto appunto con Viera, poi danneggiato da questo è invece il contatto che con Baez, che ha portato alla penalità di 10 secondi per Beckman. Qui abbiamo anche delle altre uscite, sempre Baez. Cerca di recuperare, ma non era la strada giusta, e poi chiuderà in 16esima posizione. E qui ancora invece Bagarre, qui c'è Raucci con la vettura numero 25, Canayet che chiuderà in 8ª piazza, quindi questo non l'avevamo visto, il contatto tra Canayet e e poi, e quindi adesso dovrete poi questo è un contatto, è assolutamente un contatto di gara, cioè non è pur sempre una gara, è giusto che si spingano un pochino, che però con correttezza. Ed ecco ancora le inquadrature per Robert Schwarzman, che qui già stava pregustando i festeggiamenti con la bandiera a scacchi che va a sancire appunto la sua seconda vittoria consecutiva. Quindi giornata davvero importante e straordinaria per Schwarzman. Ricordiamo allora gli appuntamenti con i prossimi round: il 19 e 20 settembre a Imola, il 3 e 4 ottobre a Misano. Però ricordiamo anche i nostri amici che ci seguono a casa che già il prossimo weekend sul tracciato di Vallelunga ci sarà ancora un appuntamento con le gare degli ACI Racing Weekend, quindi l'invito è chiaramente aperto ad essere presenti in pista oppure a seguirci nelle nostre dirette televisive. Ci sarà anche il campionato Teleno GT, ci sarà il Turismo Endurance, insomma un weekend ricco di gare, campionati Seat, e quindi un weekend da non perdere già il prossimo sul tracciato di Vallelunga, quindi a pochi chilometri da Roma. Eccoci intanto al momento delle premiazioni. Andiamo con Ceri che premia i ragazzi.
che è il tuo collega. Premio Schwarzman. Ecco, come avevi preannunciato, sono tutti e tre sorridenti. Beh, ognuno ha un motivo per essere contento. Giustamente. Quindi anche Aaron è quello un po' più serioso di tutti, però abbiamo visto fare un sorriso molto nordico. Eh sì, un po' tipo Raikkonen. Lino Russo quindi per Robert Schwarzman. Noi su queste immagini chiudiamo il nostro collegamento in diretta. Io ringrazio Andrea Piccini per essere stato con noi. Grazie a voi per averci seguito, ciao a tutti. E quindi non mi rimane che darvi appuntamento ai prossimi ACI Racing Weekend, quindi vi ricordo già appunto il prossimo fine settimana da Vallelunga, e poi invece il campionato italiano di Formula 4 tornerà il 19 e 20 settembre dal tracciato di Imola. Un saluto da Fiammetta La Guidara e arrivederci al prossimo ACI Racing Weekend. Cosa mi dice che è meglio mettersi a riparo? Venga, non c'è.